Jazzoul è proprio un mix di parole tra jazz e soul, proprio, quindi i due generi che sono, come amo dire spesso, il jazz è il fenomeno creativo e il soul è il fenomeno passionale, non comunicativo, della musica. Circa un anno fa, quando ci siamo incontrati con Luca, dopo diversi anni che insomma ci conosciamo, che ci siamo sempre ripromessi di iniziare a collaborare insieme. Di spaziare nel mondo dell'altro cercando di costruire qualcosa di nuovo. Diversi anni che ci conosciamo, c'è una grande stima reciproca. Antonio è un pianista che io amo definire diretto. È come se non ci fosse proprio uno, è un livello tale, è il livello proprio che sognano tutti, no? Quello di arrivare a quel livello, quando non c'è più il momento, non riesci più neanche ad avere il tempo di pensare, il pensiero viene trasferito direttamente sulle dita, sulle mani. E Antonio è una passionalità, ha dei sentimenti veramente profondi, lo si sente da come, dal fraseggio che ha, dalle note che suona per descrivere qualcosa che ha dentro. Di creare un progetto, qualcosa di nuovo, quindi tra di noi, il fatto di cercare di capire uno il mondo dell'altro, di entrare nel linguaggio dell'altro per creare una sorta di linguaggio nuovo, no? Che poi ormai nella musica è stato inventato tutto, però diciamo che l'espressione e lo stile personale è quello che insomma dà qualcosa di diverso. L'obiettivo è di farlo crescere in maniera, in modo originale, diciamo che è un po' l'impegno di ogni artista. Ci siamo accorti, lavorando insieme, quindi provando insieme, che c'è proprio una simbiosi nel pensare alla ricerca di comunicare con l'altro. Questa è una cosa fondamentale. Devo dire che c'è un grande feeling musicale e umano. Queste cose sono, secondo me, sono elementi veramente fondamentali. Non solo non c'è
competizione, ma c'è proprio una voglia di ah, ma tu quella cosa la dici così, io la dico così, ma dai, sì, ma dai, poi io la dico, prova a farmela dire, adesso la provo a dire anch'io, insomma, diventa un dialogo vero e proprio musicale, volto sempre ed esclusivamente a costruire qualcosa. La cosa bella è che diventa un'energia che comunichi direttamente al pubblico. Quando un musicista sale sul palco e voglio dire, esprime l'arte in modo sincero, sicuramente questa cosa arriva anche al pubblico. Penso che oggi sia molto importante, non solo per i giovani, ma anche per noi musicisti, ricordarci che abbiamo dei doveri come artisti. Ci fosse la possibilità di unirsi tutti e fare finalmente musica per quello che è il dogma, capito? Il fondamento della musica, comunicare emozioni al pubblico, punto. Poi quello che verrà fuori, il guadagno, certo, ben venga, ci mancherebbe, però non può essere quello lo scopo. Io quindi spero di, con questo progetto, di poter ricordare a me stesso principalmente, a tutti noi artisti, che dobbiamo fare arte.